Teatro Carignano, 30 maggio, 4 giugno 2023. Repliche accessibili con soprattitoli in inglese, italiano e italiano semplificato, audio introduzione, audio descrizione e tour tattile. Agosto a Osage County, di Tracy Letts. Regia Filippo Dini. Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Agosto a Osage County di Tracy Letts, con la regia di Filippo Dini. Le repliche dal 30 maggio al 4 giugno 2023 saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano semplificato con descrizione dei suoni e in inglese, su smart glasses e tablet forniti dal teatro. Saranno inoltre accessibili tramite audio introduzione in sala d'inizio spettacolo e audio descrizione in cuffia attraverso smartphone forniti dal teatro per tutta la durata della recita. Il tour tattile si terrà mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 18. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari: martedì e sabato ore 19:30, mercoledì e venerdì ore 20:45, domenica ore 15:30 e giovedì 1 giugno alle ore 21. La durata è di 2 ore e 30 minuti con intervallo. Trama e personaggi. Agosto a Osage County è una commedia del 2007 di Tracy Letts, premiato nel 2008 con il premio Pulitzer per la drammaturgia. Nella contea di Osage, in Oklahoma, il patriarca Beverly decide di assumere Jonah, nativa americana, per le faccende domestiche e soprattutto per aiutare sua moglie Violet, che è malata di cancro alla bocca. Violet ha un umore molto instabile, dato dall'abuso di medicinali antidepressivi, che la rendono critica e insofferente nei confronti di tutta la famiglia. La scomparsa di Beverly spinge Barbara, la maggiore delle figlie, a tornare nella casa paterna, accompagnata dal marito Bill e dalla figlia 14enne Jean. Barbara e Bill sono separati, ma la donna non vuole farlo sapere agli altri. Ad accoglierli in casa ci sono sua sorella minore Ivy, la zia Mattie Faye e suo marito, lo zio Charlie. Da subito iniziano litigi e accuse fra le varie parti. All'alba, lo sceriffo porta la brutta notizia del ritrovamento del cadavere di Beverly nel lago. Al funerale si presenta anche l'ultima delle tre sorelle, Karen, con il suo nuovo fidanzato benestante, Steve. Dopo il funerale, la famiglia si riunisce a pranzo nella grande casa con l'aggiunta di Charlie Piccolo, figlio di Mattie Faye e Charlie, che si dice dispiaciuto per essere mancato al funerale, dando la colpa alla sveglia. Durante il pranzo, Violet, visibilmente alterata dalle medicine, non manca di aggredire e rivelare scomode verità sulla famiglia. Questo infuria Barbara, che finisce per attaccarla fisicamente. Dopo essersi calmata, Barbara ordina a tutti i familiari di perlustrare la casa per scovare tutte le medicine della madre e buttarle via. La famiglia, dopo numerosi litigi, scontri, menzogne e segreti svelati, non sarà più quella di prima
e farà fatica a rimanere unita accanto a Violet. Scene e costumi. La scena si svolge all'interno della casa della famiglia Weston e occupa interamente il palcoscenico. La scenografia e i costumi sono contemporanei. Sul palco sono presenti ambientazioni mobili che scorrono su ruote e vengono spostate dagli stessi attori. Chiuse, le stanze mobili sono delle pareti scure che delimitano il palcoscenico. Una volta aperte, però, rivelano i diversi ambienti della casa e le molteplici situazioni che i suoi ospiti vivono all'interno. La grande casa di campagna è animata a tutte le ore del giorno e della notte. Le luci guidano lo spettatore, illuminando di volta in volta le stanze dove si svolgono le azioni. Un salone centrale e due ambienti laterali sono le stanze del piano di sotto. A sinistra la cucina con angolo cottura, tavolo e due sgabelli. A destra il salotto con un divano a due posti, un tavolino e la TV. Nel salone centrale si trova un lampadario in cristallo a gocce e un lungo tavolo da pranzo. La stanza ha pareti scure ed è spoglia. Sul fondale una porta a due ante è sovrastata da un corridoio che porta al piano di sopra. Al primo piano, anch'esso percorribile dagli attori, troviamo due camere da letto. Da tutte le stanze si entra e si esce attraverso delle porte scure e ogni ambiente di casa è come una bolla che non comunica con le altre. Autore e regista. Tracy Letts nasce in Oklahoma nel 1965. Attore, drammaturgo e sceneggiatore, riceve prestigiosi riconoscimenti, fra cui nel 2008 il premio Pulitzer per Agosto a Osage County e il Tony Award per la sua interpretazione nel dramma Chi ha paura di Virginia Woolf a Broadway. Filippo Dini è attore e regista teatrale. Si forma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Fonda la sua prima compagnia nel 1998 e nel corso della sua carriera riceve numerosi premi. Dal 2021 è regista residente al Teatro Stabile di Torino. Info, prenotazioni e biglietti. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi, modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tour tattili, contattaci all'indirizzo accessibilità@teatrostabiletorino.it o al numero di telefono 011 5169 460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti, contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero di telefono 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.